Il progetto è un parco inclusivo, un parco per tutti, un parco sì per bambine disabili che per bambine normodotato, dove potranno giocare insieme. Ogni gioco è previsto l'accesso ai disabili. E sono gioco previsto per bambine normali con l'accessibilità ai disabili. Stiamo ancora valutando diversi terreni. Sarà realizzato su un terreno in centro a Mazara del Vallo. Stiamo ancora valutando però. L'amministrazione comunale ha dimostrato e continuerà a dimostrarlo che è particolarmente attenta e sensibile ai problemi dei disabili. Perché sono un po', termine forse un pochino grosso, però sono la nostra risorsa, in quanto loro, con la loro presenza, con la loro voglia di vivere, con la loro gioia che esprimono in tutti i modi di fronte a qualcosa che viene concesso loro, ci insegnano a gustare le cose belle della vita. Poter dare a questi bambini la possibilità di giocare. L'altro giorno c'è stata una manifestazione qui a Mazara, venivano invitati i bambini a prendere il gelato e poi andare alla giostra. Io leggevo la tristezza di questi bambini a guardare gli altri che giocavano alla giostra e loro dovevano limitarsi soltanto a guardare. Se noi potessimo dare la possibilità di poter essere loro i protagonisti dei giochi, questa sarebbe la gioia più grande non solo dei genitori ma anche di tutta l'amministrazione, perché la cultura e soprattutto la maturità di un popolo si misura nel grado di attenzione che riesce a dare a questa fascia di nostri concittadini. Auguriamoci che la cosa si possa realizzare nel più breve tempo possibile. Io serenamente sono vicina alla disabilità, in buona sostanza in modo parallelo, perché da diversi anni sono la compagna di Massimiliano Bucca, che è uno dei soci fondatori di questa associazione. Quindi mi ha coinvolta in questa iniziativa perché mi piace molto l'idea che in questo parco inclusivo ci sia la possibilità di far giocare insieme sia i bambini normodotati che quelli disabili. Perché diventa un modo naturale per far conoscere ogni tipo di diversità anche ai bambini, non solo. Oltretutto in questo parco sono previsti aree verdi, piste ciclabili, piste pedonali, cioè diventa un aiuto per la cittadinanza intera. Oltretutto diciamo, i principi di integrazione e di inclusione sono anche quelli che portano sia me che Riccardo, che qui presente non parla ma è sempre accanto a me, hanno portato a costruire la The Vocal Academy, la nostra accademia che in realtà ha costruito all'interno della propria scuola una piccola comunità di bambini che stanno insieme senza nessun tipo di problemi, nonostante abbiano differenze di età, di stili o che altro. Quindi il principio è questo: l'essere madrina di una iniziativa come questa per me è importantissimo. Io volevo fare un esempio soltanto tra i giochi di cui ho sentito parlare, che si stanno strutturando all'interno di questo parco, che riguarda il mondo musicale, che si chiama Viale Sonoro, cioè una sorta di xilofono che avrà la possibilità di essere suonato sia attraverso la sensazione tattile, sia attraverso le percezioni visive. Ci si può passare sopra con i piedi camminando, ma anche con la carrozzina, e questo fa in modo di includere tutti quanti all'interno di un gioco che poi diventa anche un modo per avvicinare tutti quanti alla musica. Insomma, non è un caso che io riporto tutto a questo che è un po' il mio strumento di vita. Buongiorno, benvenuti a questa conferenza stampa. Oggi parliamo, raccontiamo, apriamo quello che è un progetto per me straordinario, che è il parco inclusivo, il parco per tutti. Farò una breve premessa e poi passerò la parola ai presenti. Devo ringraziarvi voi, anche le TV, la stampa che ci sta dedicando un po' d'attenzione, perché è davvero questa iniziativa non riservata alle famiglie o ai ragazzi che in qualche modo vivono una disabilità, ma è riservata alla città di Mazara e a tutti i suoi cittadini. Ieri
postavo due righe su Facebook e dicevo che il progresso che deve avvenire è figlio prima di alcuni dialoghi, perché bisogna intenderci su cosa si vuole, in quale direzione si vuole progredire, e poi a queste parole devono seguire i fatti. Oggi l'associazione Abilmente Uniti, insieme ai componenti che vedete qui soltanto in rappresentanza delle tante persone che ci stanno lavorando, sta cercando di tradurre in fatti le tante parole sull'inclusione, per cui parlerà di una cosa che è il parco inclusivo, uno dei primi parchi inclusivi d'Italia, forse il primo, perché altri sono in costruzione, hanno avuto già dei finanziamenti, ma non ce n'è nessuno ultimato. E io volevo un po' soltanto dirvi due parole su cosa sia l'inclusione, perché molto spesso si pensa essere questa pensiero, questo sogno, questa attività, queste iniziative che tendono a integrare le persone con disabilità, quelle che nell'immaginario un po' collettivo sono le più sfortunate. In realtà il termine inclusione non è proprio questo, e il parco ne sarà un luogo che dimostrerà il contrario. Inclusione significa stare insieme, tutti, passando dall'idea che siamo tutti diversi e che quindi tutti devono poter vivere e usufruire, in base alla propria diversità, di qualsiasi opportunità. L'inclusione non è assolutamente qualcosa che toglie, e questo è bene che i cittadini lo capiscano, è qualcosa che dà. Vi farò soltanto due o tre rapidi esempi. Molte della tecnologia che noi utilizziamo, dai cellulari alle televisioni, a tutta la domotica che c'è un po' in casa, eccetera, molta di questa tecnologia è nata perché ragazzi o persone con problemi o con disabilità avevano bisogno di strumenti migliori. E poi la tecnologia ha scoperto e inventato una serie di strumenti che invece sono a vantaggio e appannaggio di tutti noi. Si deve immaginare che la scuola sta cambiando modo di far scuola. Prima avevamo un modo di fare scuola della lezione frontale in cui si parlava e i ragazzi ascoltavano. La presenza dei ragazzi con problemi e con disabilità sta cambiando il modo di far scuola. Adesso si tende a far scuola in una maniera molto più divertente, piacevole e anche produttiva. Ed infine una città più inclusiva, e il parco ne sarà un oggetto, è una città migliore per tutti, con strade più grandi, con gradini più fruibili, con parchi, con strade che nascono magari perché c'è un ragazzo in carrozzina o c'è un ragazzo che non vede, una persona che non vede, ma poi il beneficio va a tutti i cittadini. Allora l'iniziativa del parco inclusivo va in questa direzione. È un parco che adesso verrà un po' raccontato dall'architetto che l'ha ideato e dal presidente dell'associazione che è promotrice di questa iniziativa, dove potremo andare a giocare e a vivere tutti, non soltanto i ragazzi con disabilità. E là ci si potrà divertire ognuno in base alla propria diversità. Allora vi ringrazio per essere qui ad ascoltare questa conferenza stampa e passerei la parola al presidente dell'associazione Abilmente Uniti, chiedendo di spendere due parole su cosa è Abilmente Uniti. Buongiorno a tutti. Vi ringrazio per essere qui oggi. Ringrazio l'amministrazione comunale, il sindaco Nicole Cristaldi e l'assessore Anna Monteleone per il sostegno e la disponibilità che ci hanno sempre dimostrato, facendo sì che il nostro progetto venga realizzato. Ringrazio Silvia Mezzanotte per credere in noi e nel nostro progetto, e che con molta sensibilità e umanità abbia accettato di farci da testimonia. Abilmente Uniti è un'associazione giovane, composta da genitori di ragazzi disabili e di professionisti esperti di inclusione scolastica, che è nata dal bisogno di tutelare i diritti dei diversamente abili a livello scolastico ed extrascolastico. Siamo genitori energici, con lo scopo di far aumentare il livello di benessere del disabile nella nostra città. In questo primo anno abbiamo realizzato un campus estivo, dei laboratori d'arte e varie manifestazioni, tutto con un unico scopo, l'inclusione. Abbiamo aperto un portello H attraverso il quale stiamo aiutando molte famiglie. L'idea del parco è nata perché quando si parla di disabilità si pensa sempre all'assistenza, alla riabilitazione, al sostegno, ma non si pensa mai al tempo libero, non si pensa mai che i nostri figli hanno anche bisogno di divertirsi e socializzare. Abbiamo pensato quale posto migliore di un parco inclusivo per esaudire questa necessità, agevolando contemporaneamente l'inclusione sociale.
Un parco è un luogo di aggregazione, di svago e di divertimento, non solo per i nostri figli, ma anche per noi genitori. Un parco dove tutti i bambini sono liberi di giocare e di socializzare, al di là di qualsiasi difficoltà e pregiudizi. Abbiamo tanti progetti, perché abbiamo notato che finita la scuola dell'obbligo, questi ragazzi scompaiono dal radar. Siamo abituati a pensare che essere disabile significa non saper svolgere nessun lavoro. Invece loro possono dare tanto. Si ha tendenza a vedere solo il loro limite, perché non si dà il giusto valore alle loro capacità e potenzialità. Bisogna puntare su di loro e crederci fino in fondo. Per questo noi abbiamo intenzione di accompagnarle nel loro cammino lavorativo con un progetto alternanza scuola-lavoro che gli permetterà in futuro di inserirsi nel mondo lavorativo. Ma non solo. Abbiamo un progetto, l'avvio di un percorso di vita individuale che li integrerà nella società favorendo l'autonomia, l'autonomia personale, ognuno per le proprie capacità. Sappiamo che la strada è lunga, che ci saranno molte difficoltà, ma insieme ed uniti non ci arrenderemo, assicurando ai nostri figli un futuro migliore. Grazie. Grazie Valeri, intanto per aver fatto nascere questa associazione. Siamo convinti che i passi in avanti si fanno quando il pubblico e il privato si mettono insieme e collaborano, perché là dove non può arrivare qualcuno può arrivare qualche altro. Ci si confronta, si danno suggerimenti, si indicano percorsi e strade, come il parco inclusivo di cui sei promotrice assieme alla tua associazione. Hai detto bene, lo voglio ricordare ai presenti, Mazara può vantarsi dal punto di vista scolastico di essere a un buon livello, non ha raggiunto il massimo, ma un buon livello di integrazione e di inclusione, perché abbiamo tutti i servizi scolastici che per legge sono previsti. Però deve fare un salto verso l'inclusione sociale, cioè deve pensare ai ragazzi anche dopo la scuola, e quindi questa iniziativa la vedo straordinaria. Avanti così, non vi fermate, mi raccomando. Adesso abbiamo l'onore e il piacere di avere Silvia qua a sostegno, come testimonial, come madrina di questa iniziativa, di questo progetto. La prima domanda sarebbe: come mai a Mazara? No, vabbè. Ci vengo spesso, devo dire. Da 8 anni quasi ci vengo abbastanza spesso. Ok, allora ti sei un po' innamorata della nostra città, so che sei un po' diventata cittadina onoraria. Ancora no, ma abbiamo progetti anche per questo, nel senso che, anzi, è una delle cose di cui volevo parlare oggi. E io appunto volevo chiederti come mai hai deciso, tra le tante proposte che ricevi, perché so che ne ricevi anche dal punto di vista della solidarietà, del sociale, come mai hai deciso di sposare e di diventare testimonial, così, sostenitrice di questo progetto, di questo parco? Allora, io prima di conoscere Massimiliano, che insomma credo ormai sia abbastanza cosa nota, è il mio compagno da quasi 8 anni, vivevo la disabilità, come la maggior parte della gente, in maniera un po' più distante, cioè con attenzione, ma non con la stessa attenzione che negli ultimi 8 anni, invece, poiché giustamente Massimiliano mi racconta tante cose, condivide con me tante cose, ho potuto constatare di persona. Questo parco mi è sembrato un progetto meraviglioso. Mi ha descritto alcuni dei giochi contenuti, non sto a parlarne io perché poi c'è l'ideatore proprio dei giochi, quindi ci penserà lui, ma ce n'è uno in particolare che riguarda la musica ed è questo xilofono, il viale sonoro, esatto, che permetterà a tutti i bambini a piedi, in carrozzina, toccando, guardando, saltando, di avere da subito un accesso al mondo musicale. Trovo che anche soltanto questa iniziativa sia qualcosa di veramente eccezionale. E quindi l'ho sposato con grande piacere per molti motivi. Prima di tutto, appunto, l'inclusione nei confronti dei bambini che possono giocare, ma poi lo dico in serenità, io credo che sia
un arricchimento per la città, per gli adulti, per chi vuole andare a fare un giro in bicicletta o passeggiare con il cane. E a Mazara, secondo me, questa cosa manca, per cui è qualcosa che può arricchire assolutamente la cittadinanza intera. Questo mi ha convinto ulteriormente. Bisogna in questo caso cercare di essere generosi, lo dico io perché è importante sostenerlo questo parco, e quindi su tutti i Deplian troverete anche un IBAN presso il quale si possono fare dei versamenti, e poi ci saranno tante iniziative che si svolgeranno all'interno delle quali ci sarà la possibilità di donare, e tutto il raccolto verrà veicolato per questo progetto. A proposito della cittadinanza, che il sindaco mi ha già, come dire, promesso, sì, proprio adesso parlando con Ettore mi ha chiesto una data. Noi come The Vocal Academy, io sono qui anche, no, non rappresento soltanto me stessa, ma la The Vocal Academy, l'accademia che abbiamo fondato insieme a Riccardo Russo, qui oggi ci sono sia Riccardo Russo che tutto il nostro staff, i nostri docenti che ringrazio per essere qui insieme a noi. Stiamo organizzando un nostro concerto il 15 di settembre proprio qui a Mazara, e anche in quella circostanza cercheremo di sensibilizzare per ottenere donazioni che possano essere poi utili per questo parco inclusivo. Quindi mettiamocela tutta, ecco, le motivazioni per partecipare a questo progetto secondo me sono tante e tutte ineccepibili, riguardano le nuove generazioni, le diversità tra le varie nuove generazioni, ma riguardano anche noi stessi, perciò secondo me vale davvero la pena di promuoverlo e fare in modo che questo, che in questo momento è un progetto, diventi davvero un sogno realizzato per questa città. Bene, allora, a parte rivederti il 15 settembre, ci aspettiamo un tuo intervento a sostegno del parco anche sul palco di Piazza Mocarta, mi pare che sarà là, quella location in cui farete il concerto. Verremo a ascoltarti, ti ringrazio intanto per essere qui, per apparire sui Deplian, per essere la testimonial anche nei media social network che ci aiuteranno comunque a sostenere questo progetto, questo parco. Credo che quello che hai descritto brevemente come uno dei giochi, che è il viale sonoro, ma ce ne sono tanti altri all'interno del parco, sia stato esplicativo di cosa sia un parco inclusivo. Cioè, quando tu hai un viale sonoro nel quale, camminando, passando anche in carrozzina, hai delle sensazioni multisensoriali, quindi sia sonore ma anche visive, io credo che sia un gioco che non è adatto soltanto a chi ha un problema di deambulazione oppure un problema di udito o un problema di vista, ma si apre a tutti, cioè i bambini normali, i ragazzi mazzaresi saranno felici, e penso anche di oltre Mazara, saranno felici di poter passeggiare su quel viale o di poter usufruire degli altri giochi. Allora, questa è l'inclusione, è un luogo, è uno spazio di aggregazione e di unione tra le persone dove si cerca di abbattere al massimo le differenze e poter vivere ognuno in base alle proprie possibilità. Non è che potremo ridare le gambe a chi non cammina, ma sicuramente il ragazzo in carrozzina giocherà e si divertirà in base alle proprie possibilità. Quindi grazie ancora di aver sostenuto questo progetto. Adesso la parola va all'ideatore dal punto di vista tecnico, una delle persone più importanti di questo parco, che è l'architetto Boscarino, perché poi le idee vanno trasformate in fatti, bisogna però cercare di stare all'interno della legislazione, della burocrazia, andare a cercare giochi che siano compatibili, metterli all'interno di uno spazio che sia armoniosamente creato, come dicevamo prima, con una pista ciclabile, con un percorso pedonale dove potremo andare tutti a correre. Allora, architetto, se in breve, non sinteticamente, in breve ci spiega un po' che cos'è, io per primo sono curioso di ascoltarla. Allora, intanto io devo ringraziare l'Associazione Abilmente Unite per avermi conferito questo incarico, di cui sinceramente ne vado orgoglioso. Come? Sì. Allora, il parco giochi, questo parco giochi prevede
in realtà una serie di giochi che hanno lo scopo di abbattere le diversità e le barriere architettoniche, favorendo integrazione ed inclusione tra i bambini normodotati e diversamente abili, nel contesto a loro più congeniale, che in realtà è il gioco. Come dicevi giustamente, prima di andare a progettare un parco bisogna trovare giustamente i terreni più adatti, quelli che presentano una maggiore fattibilità. E nel caso specifico ne abbiamo valutati praticamente alcuni, e nella fattispecie quello che vedete voi nelle slide è praticamente un lotto di terreno di circa 3.000 metri quadrati, di cui in parte per una superficie circa di 1.500 metri quadrati sarà dedicata esclusivamente praticamente a questi giochi. La restante parte necessita anche di un parcheggio, giustamente, perché è previsto all'interno di un lotto così grande, sia anche di un parco, la possibilità giustamente di avere un parcheggio. Oltre un'area di circa 1.000 metri quadrati che sarà esclusivamente dedicata a verde, con alberi, panchine, percorsi praticamente integrati in mezzo al verde, così come anche per i giochi, perché i giochi prevedono una serie di percorsi che possono praticamente immettere direttamente nei giochi che sono installati all'interno di quest'area, e anche loro praticamente saranno inseriti in un contesto praticamente a verde, perché poi in realtà i giochi veri e propri praticamente hanno delle piazzole con delle pavimentazioni speciali, e adesso vado un po' più nel tecnico, ma sono delle pavimentazioni antitrauma, sono delle pavimentazioni che possono consentire anche di essere percorse praticamente da carrozzelle, quindi sono strutturati con materiali particolari, così come per i giochi, perché anche i giochi devono praticamente attenersi a dei requisiti fondamentali per quanto riguarda la sicurezza praticamente per il gioco di questi bambini. Quindi è un'area molto grande all'interno del nostro tessuto urbanistico, è un'area che sarà recintata ma sarà visibile dall'esterno, trasparente, con questi alberi praticamente è una bellissima zona a verde, sì, che si integrerà perfettamente con il contesto urbanistico del luogo dove abbiamo scelto di realizzare questo parco giochi. Quindi è un progetto sinceramente a cui ci tengo, è la prima volta che mi cimento in un'opera di questo genere, mi fa piacere avere ricevuto questo incarico, si ritorna un po' bambine nell'andare a progettare queste cose. Magari un tempo si pensava a un certo tipo di giochi, adesso guardando questi giustamente uno ha attenzione a questi giochi con un modo di vedere diverso, giustamente, perché è un parco per grandi e per piccini, possiamo dire, e non soltanto per bambini diversamente abili. Ok? Grazie. Giuseppe, ti ringrazio che in poco tempo ci hai dato due o tre indicazioni che io colgo e rimando. Primo, un parco in senso lato del termine, cioè non un parco giochi ricco di giochi e poco verde, ma un parco in cui la metà dello spazio è dedicato a verde, quindi un polmone anche per il nostro comune. E io ti devo dire che fra l'altro da ex atleta, ma ancora vecchietto sportivo, una zona dove poter passeggiare, correre nel verde, nel centro della città, hai sottolineato, non lontano dalla città. Ci sono dei terreni che l'associazione ha un po' individuato, sono tutti all'interno della città, quindi facilmente raggiungibili, forse anche a piedi, facendo la passeggiata nel nostro centro storico, poi potremmo anche avviarci verso il parco, e questo è di straordinaria importanza. E poi hai detto bene, hai sottolineato il fatto che oltre ad avere un polmone verde e questi giochi per tutti, è uno spazio per tutti. Tu hai detto bambini, famiglie, io penso anche anziani,
quindi è 360 gradi della città. Ebbene, io mi auguro che la città lo capisca questo concetto, che non è il parco dei ragazzi con disabilità o dell'associazione Abilmente Uniti, è il parco di Mazara, è il parco di cui dobbiamo andare orgogliosi, perché è uno dei primi parchi in Italia, è il primo in Sicilia. Quindi su questa cosa io mi auguro che poi possiamo portare fuori questo concetto. Stiamo creando noi tutti, anche grazie alla vostra presenza e al vostro comunicarlo agli altri, il primo parco inclusivo della città di Mazara. Grazie per esserti speso su questa sfida. È una sfida perché non ce ne è altri in Italia, per cui è una sfida anche di cui andiamo orgogliosi. È una sfida che sinceramente mi è piaciuta. D'altronde nella vita bisogna cogliere anche queste occasioni per cimentarsi e riuscire a fare qualche cosa di buono anche in questo senso. Bene, è una strada verso il progresso. Adesso io passerei la parola all'assessore Monteleone, l'assessore alle politiche sociali di Mazara, perché è un parco che si realizza all'interno del comune di Mazara del Vallo, è un orgoglio della città di Mazara del Vallo, quindi volevo sentire quanto l'amministrazione che tu oggi rappresenti sarà vicina e a sostegno di questo progetto, di quanto vi piace questa iniziativa. E intanto, come prima cosa, porto i saluti del nostro sindaco, il quale, quando è venuto a conoscenza del progetto, si è dimostrato veramente entusiasta, e quindi farà di tutto, e l'amministrazione tutta, e io in particolare sono proprio attenta sempre ai problemi della disabilità. D'altronde provengo da questo settore e dalla mia esperienza con i disabili risale multidecennale, per cui conosco bene, perché spesso in noi c'è un preconcetto, che la disabilità si pensa come un qualcosa di triste, di lugubre. Invece no, io la considero, non per una mia mentalità, un mio modo di pensare, ma perché l'esperienza, la vita diretta mi porta e mi ha portato a vedere la disabilità come una risorsa. Potrei raccontare mille, però non è il caso qua, come ragazzi che non riuscivano a trovare una dimensione nella vita, ragazzi accanto alla lezione che ricevono dal disabile si riappropriano della propria vita, vanno avanti con entusiasmo. Ultima esperienza, un ragazzo che è venuto a fare volontariato con i disabili e con l'unità a Lourdes, e mi è piaciuta proprio questa espressione: non li chiamerò più disabili, per me, ma li chiamerò maestri di vita, perché le più belle lezioni le ho ricevute da loro. Quindi se noi... Era un ragazzo di 18 anni, i nostri giovani che spesso magari li abbiamo etichettati in un determinato modo, però quando stanno accanto e quando fanno l'esperienza diretta, ora questo parco potrebbe dare la possibilità e l'opportunità di poter fare l'esperienza diretta, di stare accanto al disabile. La vera inclusione è questa, perché fin tanto che noi ci lasciamo guidare dal preconcetto non andiamo avanti. Invece quando poi facciamo l'esperienza diretta, siamo a tu per tu, vediamo che questi ragazzi veramente ci insegnano, soprattutto ci rendono umani, perché ci fanno scoprire tante quelle potenzialità che noi diamo per scontate, proprio perché le abbiamo, proprio perché non le possediamo. Devo chiudere, no. Ecco, poi un'altra cosa a cui particolarmente prego di puntare l'attenzione è che quando noi agiamo da soli riusciamo a fare qualcosa, ma se noi ci mettiamo insieme, se noi collaboriamo, se c'è una collaborazione armonica, i risultati non solo sono migliori, ma i risultati si moltiplicano. Per cui l'amministrazione farà di tutto
perché tutto quello che nelle nostre possibilità noi ve lo garantiamo, tutto quello che noi possiamo. Ecco, intanto puntando anche su un duplice binario. E da un lato aiutare per quanto è possibile, sappiamo che il momento di crisi in cui tutta la nostra società sta in cui si trova, però mi piace, non dobbiamo sottolineare un altro aspetto, è l'aspetto culturale. Noi dobbiamo cambiare mentalità. Noi dobbiamo puntare sulla educazione, sulla nostra educazione, perché dobbiamo vedere l'aspetto diverso, quello che è più concreto, che è più reale, quello che veramente ci può offrire tanto, l'aspetto in cui va considerata la disabilità. Grazie Anna. Allora, abbiamo tutti ascoltato che l'amministrazione ci supporterà questo progetto, quindi poi ce lo ricorderemo, ma perché vogliamo lavorare, come hai detto tu, insieme, non perché ci crediamo, perché pensiamo che sia a vantaggio di tutti. Non... Sì, sì, non... Queste non sono, le mie non sono state solo parole, mi auguro, perché abbiamo realizzato la spiaggia senza barriere, che è stato un bel traguardo. Poi, come parlavi, pensavi, quello che hai accennato, l'inclusione a scuola, quindi anche la collaborazione con lo sportello H, insomma, quello che nelle nostre possibilità l'abbiamo fatto e ci proponiamo di farlo. Hai ragione Anna, c'è... In questa città ci sono segnali evidenti di una crescita, ne hai parlato della spiaggia, adesso i ragazzi hanno nei lidi uno spazio, dovremmo fare un salto nell'inclusione sociale. Ho visto in altre città, qua ancora si stenta un po' a pensare ai ragazzi con disabilità che trovino lavoro, che possano lavorare, ma io sono stato da poco fuori città, sono stato servito da una ragazza con sindrome di Down al tavolo e io il piatto l'ho gustato più rispetto a che me l'avesse servito una persona normale, e lo dico con sincerità. E poi quando parliamo di cosa significhi disabilità, non tristezza, basta soltanto che qualcuno, e qui ne vedo tanti, fosse stato presente ieri mattina alla corsa organizzata da Abilmente Uniti e dalla PAM. Chi è stato presente ieri mattina alla corsa, e io ho contatti con tante persone di voi, è tornato a casa dicendo: grazie alla presenza dei ragazzi con disabilità è stato più bello. È stato più bello partecipare, correre, fare questa esperienza, diciamo, sportiva e anche sociale. Quindi hai ragione, il parco sarà un luogo dove tutte queste cose potranno incontrarsi e probabilmente faremo un salto di mentalità e di cultura civile. Adesso io vorrei, prima di concludere, perché la conferenza stampa ha un senso, che è proprio quella di essere breve e di darvi le comunicazioni, vorrei sapere se in sala o tra i presenti o tra i giornalisti c'è qualcuno che ha da fare una domanda a Silvia, all'associazione, all'architetto o su qualsiasi tema, e poi chiudiamo la giornata. Quindi chi ha qualche domanda parli adesso o taccia per sempre. Ok, allora è stato tutto chiaro, non ci sono curiosità. Adesso farei chiudere questa conferenza stampa alla madrina, la persona, diciamo, più importante, mi verrebbe da dire. Ma no, non è affatto vero. Ma è quella che deve trascinare, non è soltanto un vanto. Le persone più importanti sono qui sedute tra di noi, in realtà. Grazie, che meraviglia. Grazie tante, meraviglioso. Abilmente Uniti, Valeri, dillo tu. Porto questo omaggio floreale alle donne per ringraziarli dell'appoggio che ci state dando. Grazie di cuore. Grazie a voi, grazie a voi. Che dire? Ho capito che ci sarà uno spazio dedicato ai bambini, spazi dedicati agli adulti e anche un parcheggio. Ecco, per l'occasione dell'inaugurazione quel parcheggio si dovrà trasformare in una sede di un nostro concerto, in maniera tale che noi si possa
inaugurare degnamente. Sei contento, Ricky? Riccardo è il mio socio, gliel'ho detto in diretta e credo che questo non sia un problema, nel quale ci sia la possibilità per tutti ovviamente di ascoltare, vedere, godere musica. Un attimo che c'è un intervento, una domanda, non so, una curiosità. Buongiorno a tutti, no, il mio non vuole essere una domanda. Io sono qua a rappresentare il Mar Rubbio e porto i saluti della Presidente, non si fa bene così, porto i saluti della Presidente e di tutta l'associazione. Volevo solo dire che il Mar Rubbio è molto sensibile ai diversamente abili. Abbiamo un attimo così preso a cuore anche questo progetto che è stato presentato, fatto da Peppe, e volevo solo dire che siamo con voi, faremo tutto quello che potremo fare per dare una mano. Grazie a tutti. Allora, chiudiamo questa conferenza, vi ringraziamo per la presenza, ringrazio l'Associazione Canto del Mar Rubbio, come la Vocal Academy, come tutte le altre associazioni che daranno da mano al parco di tutti noi, perché abbiamo bisogno, hanno bisogno proprio di avere momenti di visibilità, di raccolta, di donazione, ma anche di contributo, di sostegno anche morale. Per cui so che voi avete un calendario ricco di appuntamenti, di impegni, come ce li hanno altre associazioni, invitate Abilmente Uniti che sarà con voi a parlare del parco e di inclusione. Grazie per esserci stati e buona vita.